Credo che non sarà un buco nell'acqua, perché alla fine coloro che hanno organizzato questa offensiva contro l'Italia, la chiamo proprio così, offensiva dall'esterno contro l'Italia, hanno potenti mezzi di dissuasione, non sono naturalmente onnipotenti, ma insomma i grandi centri della finanza internazionale che sono dietro a questo attacco all'Italia, ribadisco il termine attacco contro l'Italia, sono molto potenti e hanno strumenti tali da poter condizionare anche il comportamento di forze politiche decisive in Italia. Quindi credo che andrà avanti l'operazione, altrimenti il presidente Napolitano non si sarebbe sprecato così tanto per costruirla. Questo è il primo punto. Naturalmente è un'operazione bluff, nel senso che questo attacco è un attacco senza destino, nel senso che il professor Monti, se ci riesce, guiderà il governo italiano in un momento in cui l'Italia andrà in depressione, ci andrà non da sola, ma in compagnia dell'intera Europa, perché l'Europa va in recessione nei prossimi anni, secondo tutti i dati che vengono dalle stesse fonti europee. Quindi pensare a un risanamento dell'Italia in caduta libera in questa situazione non è praticamente possibile, per cui sarà un buco nell'acqua, ma sarà un buco nell'acqua catastrofico per il contribuente italiano, per il lavoratore italiano, per il pensionato italiano, perché il signor Monti viene in Italia per applicare le norme di un'Europa che va a fondo, ma queste norme sono molto gravi e significano drastici tagli alla condizione di vita di larghissime masse popolari, non più soltanto i lavoratori, ma anche settori cruciali dei ceti medi, riduzione dei salari, libertà di licenziamento, compressione delle spese sociali, tutte cose che graveranno drammaticamente sulla vita dei cittadini. Ora, naturalmente tutto questo viene fatto in base a una scommessa che gli italiani sopporteranno, scommessa che io ritengo malfondata, perché ci sono limiti oltre i quali la gente, primo, non crede più alle storie che le sono state raccontate, secondo, non è disposta a rinunciare così facilmente alle sue condizioni di vita. Per cui questa scommessa anche è una scommessa, come dire, è una giocata alla roulette su un numero solo, può andare bene, ma con buona probabilità andrà male per gli organizzatori. La domanda che alla quale bisogna rispondere è: chi sono questi organizzatori? Beh, io ritengo che siano i grandi gruppi della finanza internazionale, guidati dalle grandi banche di investimento, la cui più famosa, ma non l'unica, si chiama Goldman Sachs, ma ci sono anche gli altri, Citigroup, Bank of America, Deutsche Bank, eccetera, eccetera, tutte le banche che sono andate in fallimento tra il 2007 e il 2010 e che sono andate in fallimento perché sono fallite, tecnicamente fallite, ma che hanno recuperato fantasticamente dopo essere state ricapitalizzate dalla Federal Reserve, che ha erogato niente poco di meno che 16 trilioni di dollari inesistenti, cioè inventati, per tenerle in piedi. Dopodiché queste banche con questi soldi dove sono andate a finire? Ve lo dico io, glielo dico io. Si sono gettate sugli unici asset che ritenevano, come dire, praticamente invincibili, immarcescibili. E quali erano questi asset? Erano gli asset dei bond degli Stati europei, che essendo protetti dall'euro venivano considerati praticamente impossibilitati ad andare in default, diciamo così, impossibilitati a azzerarsi o a vanificarsi, come invece era accaduto per tutti gli asset del cosiddetti mutui facili, su cui ha fiorito la finanza americana nel corso di questi ultimi 8 anni. Quindi si sono precipitati in Europa e hanno cominciato a comprare i buoni del tesoro, diciamo così, le emissioni delle banche centrali europee, ma non qualunque buoni del tesoro, sono andati alla ricerca di quelli che avevano i più alti tassi di interesse, e cioè a dire proprio dei paesi in difficoltà. Sono andati a comprare, cioè, i bond
greci in primo luogo, perché erano quelli più esposti che davano tassi di interesse più alti. Poi sono andati a comprare quelli italiani, anch'essi, vista la dimensione del nostro debito pubblico, in difficoltà. E soprattutto l'Italia è un paese che meno di tutti gli altri era aggravato da un debito privato. Ribadisco che il conto dei debiti privati italiani è il migliore, è tra i migliori in assoluto dell'Europa, cioè gli italiani hanno soltanto un debito privato pari al 42% del prodotto interno lordo, quando per esempio la Gran Bretagna ha un debito privato del 103% del prodotto interno lordo. Per cui quando si dice che l'Italia è un paese praticamente al fallimento, si dice una menzogna gigantesca che è stata artificialmente creata da questi signori, perché se si mette insieme il debito estero, il debito privato, scusi, e il debito pubblico, l'Italia sta molto meglio della Francia, molto meglio del Belgio, molto meglio ovviamente della Grecia, molto meglio della Spagna, molto meglio della Gran Bretagna, sta un pochino meno bene della Germania. Quindi tutta questa storia secondo cui l'Italia sarebbe in bancarotta è una menzogna organizzata dai mercati, o meglio dalla finanza internazionale, che quindi è venuta per catturare e comprarsi l'Italia a basso prezzo con i soldi fittizi inventati dagli Stati Uniti e usando le leve, diciamo, legislative che l'Europa ha offerto alla finanza mondiale. Ci sono decine di prove che l'Europa legifera sulla base delle indicazioni dirette di questi centri, dirette, cioè a dire, sono i consiglieri della Goldman Sachs che suggeriscono all'Europa le norme giuridiche con cui deve essere avvantaggiata la finanza internazionale. Quindi tutto questo discorso è interamente costruito sulla base di una pressione speculativa che va naturalmente contro i popoli. Perché? Ma perché hanno da piazzare i loro soldi finti, e piazzare i loro soldi finti significa comprarsi l'Europa, comprarsi l'Italia, comprarsi la Grecia, comprarsi la Spagna a quattro soldi, comprarsi le terre, gli asset, gli edifici, le ricchezze artistiche, culturali, eccetera, eccetera, eccetera. In Grecia le isole, se non hanno niente di meglio, il Partenone. Quindi noi di fatto stiamo svendendo inutilmente, erroneamente, le nostre ricchezze a un gruppo di speculatori che si può calcolare sulle punte delle dita di due mani, se vogliamo essere precisi, a una trentina di farabutti, letteralmente farabutti, che si gettano come dei caimani sulle prede che vengono loro offerte dalla legislazione europea, perché è l'Europa che è responsabile direttamente di questo obbrobrio, la Commissione europea, il Consiglio dei Ministri europei e anche il Parlamento europeo che ha votato e ha approvato queste norme. Quindi di fatto noi siamo schiacciati in una trappola. Il signor Monti che cosa è? Il signor Monti è l'esecutore di questi ordini, viene in Italia per eseguire questi ordini, e se io ritengo che a questi ordini bisogna rispondere, gli italiani dovrebbero rispondere, mi auguro che gli italiani rispondano che non li accetteranno questi ordini, e quindi questo governo deve cadere prima ancora di essere nato, deve essere costruito un governo basato sulla volontà popolare di risanare questo paese. Certo, il paese ha bisogno di essere risanato, non c'è dubbio, perché dei quasi 2.000 miliardi del nostro debito pubblico, certo una parte rilevante deriva dal fatto che i ricchi non hanno pagato le tasse in Italia. I ricchi non hanno pagato le tasse negli ultimi 30 anni, 40 anni, proprio per niente, violando la Costituzione, e c'è un accumulo, i dati sono proprio di Banca Italia, di almeno 9.000 miliardi, cioè 9 trilioni di euro di patrimoni che si sono accumulati in mano di pochissime persone che li hanno accumulati perché non hanno pagato le tasse, è evidente, dove possono averli accumulati? Soltanto con il loro onesto lavoro, ma scherziamo davvero, ci sono in Italia, esattamente come in Europa, dicevo prima, ci sono in Italia decine di leggi che sono specificamente state scritte nell'interesse degli evasori fiscali e che consentono alle banche italiane in questo caso e agli evasori fiscali di evadere le tasse. Quindi noi sostanzialmente siamo in una situazione del tutto illegittima e dovrà essere ovviamente regolata anche in diverso modo la situazione italiana.